Allora, Navamont ha contribuito e ha sostenuto questa partenza offrendo, diciamo, alla cittadinanza un primo kit, chiamiamolo di sopravvivenza, per quanto riguarda la parte degli shopper, dei sacchetti compostabili. Questi sacchetti ovviamente servono per raccogliere in modo efficiente l'umido. Scelta coraggiosa di AMSA, che è stata quella di utilizzare il sistema Reato, quindi consente attraverso gli shopper e i sacchetti che abbiamo fornito, che sono traspiranti, di avere un comodo approccio alla raccolta dell'umido, quindi senza problemi di percolato, senza problemi di odori sgradevoli, tanto che appunto anche oggi conferenza sono stati presentati dei dati molto interessanti sul fatto della partecipazione e sul riempimento anche dei sacchi. La cosa interessante è che poi comunque, finito questa parte, questo kit che abbiamo dato proprio per riconoscere un sacchetto compostabile, quindi familiarizzare con quelle che sono le certificazioni CIC, OK Compost, eccetera, gli stessi cittadini hanno addirittura riconosciuto molto bene la parte degli shopper che sono dati nei supermercati e come abbiamo visto anche dalle immagini delle raccolte, gli shopper vengono utilizzati molto bene per questo scopo e hanno e ovviamente quindi dando ragione anche a quello che è questo decreto che oggi è in vigore in Italia di divieto di commercializzazione dello shopper e invitando la cittadinanza a utilizzarli per la raccolta dell'umido.